Partirei innanzitutto dal ripercorrere brevemente la storia delle tappe compiute, diciamo, ecco, nel tempo e che ci hanno portato fino al Consiglio di oggi, sottolineando, come fatto già più volte in commissione, che, diciamo, ecco, l'iter istituzionale, compiuto è partito già da diversi mesi fa. E che arriviamo a discuterla oggi in Consiglio Comunale, incidentalmente in concomitanza con una discussione di tipo nazionale, che non solo esclu non esclude, diciamo, ecco, la nostra discussione, ma che al contrario la include e la contiene come fosse proprio una specie, diciamo, di sottoinsieme di quella nazionale. Partirei da un dato che credo tutti conosciamo, ovvero che PISA vanta la primogenitura dell'istituzione dello strumento del registro delle unioni civili con delibera numero 58 del 7 luglio del 1997, ormai ben 18 anni fa, che è un dato che ha avuto già, soprattutto a quel tempo, una fortissima valenza politica, in quanto il nostro comune ha fatto scuola e ha fatto anche proprio da apripista all'ondata successiva di comuni che l'hanno, diciamo, ecco, successivamente poi istituito. In tutto i comuni sono 323 e tra gli ultimi si possono annoverare soprattutto i grandi comuni come quello di Roma, Torino e Milano. Io ho con me tra l'altro il materiale se qualcuno lo volesse a disposizione. Dal momento dell'istituzione del registro è stato svolto un monitoraggio costante sull'andamento dell'uso del registro a Pisa, che ci ha consegnato appunto una serie di numeri. Innanzitutto sono 61 le coppie iscritte, 7 omosessuali e 54 eterosessuali, tanto per anche sfatare la mitologia che c'è intorno all'utilizzo, diciamo, ecco, del registro. L'età media è di 36 anni e mezzo, quindi un'età media, come dire, adulta. Ma sicuramente non troppo adulta. Si arriva poi appunto da questo lavoro di monitoraggio ad una mozione presentata dal Partito Democratico e da Rifondazione Comunista nel 2013, proprio alla fine della scorsa consigliatura, votata all'unanimità dei presenti, 23 consiglieri, una mozione in cui si chiede espressamente di rilanciare il registro delle unioni civili, affermando appunto la necessità di promuovere, diciamo, ecco, questo registro che è stato già istituito con la delibera di cui dicevo prima, introducendo un apposito regolamento che andiamo appunto ad introdurre oggi e impegnando sia il sindaco e la giunta a diciamo, ecco, fornire un'adeguata informazione sulla possibilità di rilascio da parte dell'ufficio competente di un'attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su un vincolo di natura affettiva, come insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Si impegnano a promuovere una campagna istituzionale di informazione sul registro delle unioni civili, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per migliorare la comunicazione istituzionale sul registro e su tutte le sue opportunità in termini di pubblicità, della firma, dell'accesso a tutti i diritti e ai servizi, diciamo, ecco, del comune. Successivamente, quindi, a questo input arrivato alla fine diciamo, ecco, dello scorso mandato, abbiamo dato mandato al dottor Corucci, che so tra l'altro che ci sta raggiungendo, di studiare tutti i registri delle unioni civili nell'ambito della rete Redi e di supportarci anche nel redigere questa proposta di delibera con la quale di fatto, l'amministrazione comunale, come ente locale, sfrutta al massimo delle sue competenze tutte le possibilità offerte dalla legge sull'anagrafe, che, come sapete, è una legge che risale già agli anni 70. E ne fa poi, come vedremo se vogliamo scorrere i sei brevi articoli che costituiscono il regolamento, per quanto riguarda l'accesso a tutti i servizi comunali, sulla base, diciamo, non solo di un principio di pari opportunità, ma in linea con le principali direttive europee e internazionali che vengono richiamate proprio nella delibera, non le sto a richiamare perché, diciamo, ecco, l'avete tutti, in base chiaramente ad un elementare principio di rifiuto di ogni forma di discriminazione.
È chiaro che questo registro, corredato dall'opportuno regolamento, si presenta come un potenziamento, dello strumento, istituito già 18 anni fa. E che strumento che oltre ad avere, questo mi preme sottolinearlo, una forte valenza, politica e, anche culturale, nonché simbolica, ma è molto importante soprattutto per gli effetti pratici che ha sulla vita delle persone. Serve proprio ad accorciare, diciamo, ecco, quella distanza tra le istituzioni e la vita vera, tra la politica, diciamo, ecco, le esigenze quotidiane delle persone. Si è scelta la strada di un regolamento sobrio, essenziale, diciamo, ecco, scarno, anche meglio accessibile, meglio fruibile proprio, ecco, nel suo uso, che è stata, diciamo, come scelta fatta anche da tutti quei comuni che hanno dovuto poi riaggiornare il registro, come ad esempio i comuni che citavo prima, Torino, Padova, anche la stessa Milano. Un regolamento quindi che dà indirizzi precisi, lasciando poi le deliberazioni, diciamo, lasciando poi alla Giunta le deliberazioni più specifiche, entrando proprio negli interventi, diciamo, da svolgere. È chiaro che questa scelta rende lo strumento più flessibile a tutti quei bisogni che di volta in volta la comunità matura, nell'avanzamento chiaramente delle esigenze della società. È chiaro anche, questo mi preme dirlo, in base anche alle premesse che ho fatto, a questa mia illustrazione, che tutto ciò che oggi, è fuori chiaramente dalla delibera, diciamo, ecco, comunale, è di competenza del legislatore nazionale che oggi, appunto, come sappiamo, a Roma in Senato, vede proprio un importante, passaggio prima poi di, riapprodare nuovamente alla Camera. Quindi, l'ente come ente locale, diciamo, ecco, proponiamo il potenziamento. Benissimo, allora il sindaco ci dice che è stato approvato ora, per cui è anche una. Va bene, questo poi. Va bene. No, io credo che è un'iniziativa, come dire, una proposta di legge, un'iniziativa parlamentare alla quale il governo deve porre la fiducia, deve far riflettere le forze politiche che costituiscono il Parlamento. Comunque questa è una mia considerazione, a latere, che poi se volete, insomma, specificherò. Per cui dicevo, strumento, potenziato in tutte le sue, diciamo, competenze di natura, cioè legate all'ente, locale, quindi un sottoinsieme della legge approvata oggi a livello nazionale.